Uguaglianza, umanità, fratellanza, questo è lo scopo del progetto degli istituti Mottura e Vittorio Veneto. Nessuno è straniero su questa terra, nasce prendendo spunto dall'enciclica di Papa Francesco. Premesso che sia l'Istituto Mottura che la Vittorio Veneto hanno una storia di accoglienza, considerate che il Vittorio Veneto Istituto Convenzivo è un presidio culturale territoriale di rilevante pregnanza e che prevede e vede appunto la presenza di più del 60% di ragazzi di culture, di etnie, di religioni diverse. Noi prevediamo, oltre alla lettera di invito appunto alla regione, alle scuole, alla famiglia, prevede un incontro qui nella cittadina di Caltanissetta che è stata crocevia ed è stata di culture diverse, ma è stata anche terra di accoglienza e terra di emigrazione profonda. Allora noi prevediamo che in una settimana, si prevede la settimana delle vacanze pasquali che è la più idonea perché di sospensione didattica, la possibilità di ricevere e di accogliere questo ragazzo in maniera tale da fargli conoscere il nostro, ecco, la nostra provenienza, che è la provenienza della umanità tutta intera. Guardare alla multiculturalità come valore e leva per avviare un processo culturale ad ampio respiro che possa contrastare gli atti di violenza, discriminazione e razzismo come quelli subiti da ragazzino ligure a fine gennaio da parte di altre due minori. Perché il processo di umanizzazione, non solo di umanità, deve provenire da parte di tutti coloro i quali, educatori nelle famiglie, educatori scolastici, di altre agenzie formative, possano dare con il loro esempio gesti di devozione per la trasmissione di valori morali. Noi sappiamo che la regione Toscana, come tutte le regioni d'Italia, come tutte le scuole d'Italia, vogliano trasmettere questi segni, questi gesti di devozione nella trasmissione della cultura.